Ciao a tutti ragazzi, sono Adri e bentornati sul mio canale. Secondo pronostico della serie di cinque pronostici, che abbiamo questa settimana, tocca a Rio Ave Milan, visto il successo che abbiamo fatto col video di Milan Bodø/Glimt esattamente una settimana fa. È uscito tra l'altro, ragazzi, il pronostico anche di Bayern Monaco e Borussia Dortmund della finale di Supercoppa di Germania. Vi invito ad andarlo a vedere. Tocca a Rio Ave Milan, terzo e per fortuna ultimo turno preliminare per i rossoneri, che in caso di vittoria andranno alla fase a gironi. In sostanza, tra le tre che ha avuto, la partita più difficile. Milan che ha ridotto l'osso davanti perché Ibra ha il Covid, come sapete, e si è infortunato a Crotone. Rebic, lussandosi il gomito, sarà una cosa di 10 giorni, ma comunque ragazzi, per questa partita non ci sarà. E quindi ha dovuto mettere davanti per forza Lorenzo Colombo, che tra l'altro su FIFA non c'era, quindi mi sono anche dovuto sono stato costretto a crearlo. E quindi niente, Milan l'ho schierato con l'ultima formazione che ha giocato, quella contro il Crotone, quindi Tonali titolare. Ovviamente Rebic che era la punta e l'ho dovuto lasciare fuori appunto per Colombo, perché visto comunque col Bodø/Glimt aveva giocato lui, ho pensato che magari Pioli potesse fare questa mossa e magari concedere a Leao il secondo tempo. Ho fatto questo ragionamento qui, poi magari mi sbaglio. Le probabili formazioni sono molto poco probabili, quindi certamente una delle stelle più brillanti di questo match. Vedremo come se la caverà. Uso la formazione dell'ultima partita e la e magari aggiorno se magari qualcuno si è infortunato, è stato squalificato. Aggiorno il tutto. Si gioca di giovedì sera allo stadio del Rio Ave, che tra l'altro c'ha l'allenatore con licenza, chiamiamolo così. E insomma ragazzi, questa è una partita che sicuramente Milan sulla carta è molto più forte, però è una partita ragazzi che va vinta, non c'è scusa che regga. Una partita da dentro o fuori, è secca, non è come una volta che nei preliminari c'erano andate e ritorno. Questa volta ragazzi è una partita veramente secca. Adesso leggeremo le formazioni a breve. Ho deciso di mettere la maglia nera perché anche lo Shamrock Rovers era bianca e verde, mi ha autorizzato la terza maglia che è azzurra e adesso sarà nera. Chiesek, Amaral, Santos, Monte, Pinto è la retroguardia di Rio Ave, Lopez, Cambor, Tarantini e davanti Mesinho, Pereira, Mané, Filippo Augusto, Geraldes, Borekovic, Piazon e compagnia varia in panchina. Donnarumma in porta per il Milan, Hernandez, Gabbia, sto già leggendo i numeri, Chiar, Calabria, che si è Tonali che riparte al titolare, Brahim Diaz a destra, Çalhanoğlu nel centro e Salmakers a sinistra e davanti Lorenzo Colombo, Casieco, Laxalt, Leao, Benacer, Krunic, Kalulu e Tata Rusano in panchina. Direi che si può iniziare. Già un cartellino giallo. Devono stare più attenti. C'è un calcio di punizione per il Rio Ave per fallo di Chiar, che pertanto viene anche ammonito. Dritto fuori porta. Un po' leggermente insidioso, ma neanche più di tanto. Più che altro c'è stare attenti perché Chiar adesso è ammonito e non posso più entrare duramente con lui. Bravo qui a sbarcarsi. La mette in mezzo. Mesinho sulla linea di fondo. Donnarumma esce senza problemi. Attenzione perché è pericoloso. Occhio a questo lancio. Palla filtrante molto. Tarantini, attenzione alla porta sguarnita. Tonali, gol. No, Calabria la mette fuori per fortuna. Il potere non poteva. Ancora lì la palla, ragazzi. È una sofferenza. Eppure questa squadra è in buona posizione. Dovrebbe valere più o meno, con tutto rispetto, il Crotone. Mamma mia. Palla che spiove. Che sì, dentro c'è nessuno. Çalhanoğlu dentro verso Colombo, un po' defilato in bocca a Chiesek e si riparte. Pallone invitante. Può metterla da lì. Attenzione al gol. Al gol di Cambor. Al gol di Cambor, ragazzi. Assurdo. Assurdo. Ma questa cosa ha dell'assurdo. Gol del Rio Ave addirittura. Milan che proprio non riesce a fare esattamente niente.
non riesce veramente a concretizzare nulla. Complice anche ovviamente la formazione che davanti veramente è poco o niente, però ragazzi, Milan che non riesce proprio a fare nulla. Regalarci ancora emozioni e spettacolo. Può colpire da lì. Attenzione al sinistro. Sì, sinistro. Di Mesigno, ancora Donnarumma. Milan che veramente non esiste. Non esiste. Tutte le occasioni sono state per loro. E andiamo a riposo, per favore. E finisce qui il primo tempo. 1-0, c'era interessante. Prova a sorprendere. Qua dentro a incrociare, esce Donnarumma. Difensori non esistono. I difensori non esistono. Come in realtà tutto il Milan in questo momento. Possono sfruttare la ripartenza. Ottimo il lavoro difensivo. C'è un calcio di punizione per il Milan. Molto interessante. Batteraccio la Noglu. Ideale, può cercare la porta. Parte Çalhanoğlu. Rete! Çalhanoğlu! Su punizione l'aveva presa il portiere, l'aveva presa, ma non basta. Çalhanoğlu su punizione fa 1-1 adesso. Vietato deconcentrazione, deconcentramento, deconcentramenti, vietato deconcentrarsi adesso. Capolavoro su punizione. Vediamo un attimo meglio. Aveva presa, la fa sbattere sul pallo il portiere e poi carambola in rete. Pareggio al 55esimo, Çalhanoğlu. Gol molto utile, ma adesso ragazzi, so che Real qualcosa farà, perché se no non sarebbe FIFA. Buona la sua prestazione, ci si aspettava molto da lui, non ha tradito certamente le attese. Calcio punizione per il Real, esce Donnarumma, benissimo. Leao la mette dentro. Risolve una situazione complessa. Risolve la difesa. De Riove, ma non è finita. De Hernandez. No, c'è lunga la palla. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. A giro! Palo rete! Di Hakan Çalhanoğlu. Non poteva scegliere. Minuto migliore. Il turco per fare il 2-1. Ribalta tutto il Milan. Ribalta tutto il Milan. 2-1 di Çalhanoğlu. Rivediamo, non conterà come tiro in porta perché ha colpito il palo. Questo è un classico per Çalhanoğlu. Il tiro a giro. Poi ragazzi, l'effetto che ha su FIFA mi sembra tipo più di 90. È veramente strabiliante. Adesso ragazzi, testa alta. Dobbiamo tenere veramente la testa alta, perché prendere il pareggio, ragazzi, è veramente un vento. E per chi segue i miei pronostici lo sa benissimo. Che conduce dunque dopo il gol. Il cambio. Cerca il traversone. Attenzione a questo colpo di testa. Ma cosa mi fa Gabbia? Cosa mi fa Gabbia? Morera appena entrato. Cosa mi combina Gabbia? Non ho veramente parole. Cosa mi combina Gabbia? La palla rimane lì. Colpo di testa fuori di Monte. Pallone che è uscito anche se non. Io fossi un tifoso di Real, ragazzi, adesso mi starei per suicidare, perché quanto occasioni sta sprecando sta squadra lo sanno solo loro. E adesso ragazzi, penso che farò un po' di melina, perché stiamo veramente rischiando troppo. Çalhanoğlu, Çalhanoğlu in area. Il sinistro, la parata di Kiesek. Si allontana, si allontana Calabria. Si allontana Calabria. Si allontana Calabria quando passa la palla. Si allontana, ragazzi. Si allontana. Oh. Tonali. Çalhanoğlu. Finisce qui. Una sofferenza assurda. Una sofferenza assurda. Penso il pronostico più difficile da giocare da quando abbiamo ricominciato con i pronostici. E se Dio vuole ce la portiamo a casa. Ci vediamo veramente presto con prestazioni di altissimo livello. La Serie A, perché ci sarà Lazio-Inter, come avevo promesso alla fine del video scorso. Ci sarà Lazio-Inter, Juventus-Napoli e Tottenham United questa settimana. Sono i pronostici che mancano da qui a domenica. Io vi ringrazio, lasciate un like e iscrivetevi al canale ragazzi, che per me è molto importante.
Ci vediamo presto. State connessi e statemi bene. Ciao a tutti, grazie e soprattutto buona giornata.